dal lavoro al sussidio. Si sblocca la procedura per la disponibilità al lavoro che permetterà ai 3.150 ex PIP di accedere al sussidio di disoccupazione fino al 31 dicembre. Resta ferma invece la procedura per il loro ricollocamento. I 190 enti che potrebbero assorbirli chiedono garanzie alla Regione. Solo 500 dei 1.200 lavoratori della Ali Group potranno essere ricollocati nella riapertura dei supermercati. Si tratta con i gruppi Coop e Sigma, ma almeno 700 lavoratori sono già stati esclusi dall'acquisizione. Ufficialmente era un coltivatore diretto, ma poteva contare su un patrimonio di quasi 4 milioni e mezzo di euro. Fabbricati, terreni e conti correnti bancari sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Vincenzo Giovanni Scavetto, 71 anni, ritenuto reggente della mafia di Castel Termini. Il presidente di Confindustria Palermo, Alessandro Albanese, è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione presidente della società Interporti Siciliani. Il CDA passa da 7 a 3 membri, con Albanese nominati Giovanni Amico e Caterina Montebello, quest'ultima dell'autorità portuale di Palermo. E guerra fratricida all'interno del PDL dopo l'espulsione del siracusano Vinciullo, reo di appoggiare un candidato sindaco diverso da quello indicato dal partito. Lui attacca Stefania Prestigiacomo e la gestione del PDL nell'isola e accusa, si cerca di far fuori tutti gli ex AN. Storia di violenza in Sicilia. Un pregiudicato è stato arrestato per aver aggredito l'ex fidanzata sul treno metropolitano a Palermo. È stato fermato nei pressi della stazione Vespri. Fra Monreale e San Giuseppe Jato, 137 genitori denunciati per evasione scolastica, mentre a Messina i nonni di una coppia di bambini orfani sono stati arrestati per aver abusato insieme a un conoscente dei piccoli di 7 e 8 anni. E caccia alle partite di tonno rosso avariato a Palermo, una cinquantina alle persone finite in ospedale in questi giorni mentre proseguono i sequestri. L'ultima partita di 400 kg di tonno è stata ritrovata a Porticello. Vento di rinnovamento religioso in Sicilia. Dopo la beatificazione di Don Pino Puglisi, tutti vogliono Papa Francesco. Il Papa è invitato ad Agrigento e a Lampedusa da sindaco e cardinale. Intanto a Salemi la prossima settimana arriva una reliquia di Papa Giovanni Paolo II. Il 3 e 4 giugno per i devoti saranno due giorni per pregare davanti a una parte dello scapolare che Karol Wojtyla indossava il 13 maggio del 1981 quando venne ferito dai colpi di pistola sparati dal terrorista turco Ali Aca. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e i video, continua a seguirci su www.blogsicilia.it.